Buona la prima. Sì, esatto, buona la prima, e siamo contenti perché comunque i ragazzi, sotto il punto di vista dell'atteggiamento, dell'impegno, hanno fatto una buonissima partita. Nel primo tempo abbiamo giocato anche molto bene, potevamo fare un paio di gol, e però siamo contenti perché a questo punto della stagione è difficile che una squadra duri 90 minuti, e quello che ci è piaciuto è che nei momenti di difficoltà la squadra si è compattata, ha tenuto botta, ha avuto sempre l'atteggiamento positivo e grande spirito di sacrificio, che è quello che serve per fare un campionato difficile come la Serie C. Si è notata però un po' l'assenza di un bomber, perché i palloni ne sono capitati tanti, però i tiri sono sempre finiti fuori dallo specchio. Sì, manca un bomber, ma non è che ha tirato il bomber, hanno tirato altri giocatori, quindi il fatto che a questo punto della stagione ci può stare tutto. È chiaro che quando inizierà il campionato certi tipi di situazioni bisogna trasformarle per non andare in sofferenza. Ecco, quando ti capitano le palle a far gol devi farlo, però cioè, in questo momento è anche facile sbagliare, perché stanchezza, sei meno lucido, perché stiamo lavorando tanto e bene. E mi aspettavo di vedere in campo Voltan, che ha fatto un buon precampionato, sempre tra i migliori, invece non è entrato neanche per due minuti. E per motivi muscolari? No, abbiamo fatto altre scelte. Vabbè, passa. Cioè non è che è infortunato Voltan? No. È una scelta, nel senso, non è perché uno non gioca deve essere per forza infortunato, nel senso, si fanno delle scelte. Io ti chiedo le tue sensazioni in panchina, visto che era da tanto tempo appunto che sono state delle belle sensazioni, perché comunque era da tanto che non allenavo, diciamo. E poi su una panchina comunque a livello professionistico è la prima volta, è stata una bellissima emozione, mi ha fatto rivivere quello che ho passato quando giocavo. Non è la stessa cosa, perché vorresti magari entrare in campo e dare una mano ai tuoi giocatori, non è possibile, però lo fai magari con tante urla, tanta voce, quindi è stata veramente una bella sensazione. La partita è andata come ti aspettavi, come l'avevate preparata in settimana? Sì, è andata come l'avevamo preparata in settimana, soprattutto nel primo tempo, e nel secondo tempo siamo stati contenti perché comunque sapevamo che nelle gambe non avevamo 90 minuti e c'erano magari dei pezzi della partita dove potevamo andare in sofferenza. Sono stati bravi a fare le cose che avevamo preparato sotto il punto di vista del non possesso palla, e siamo contenti perché comunque alla fine abbiamo avuto solo, mi sembra, un'occasione in ripartenza nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo rischiato poco e niente. Per quanto riguarda la preparazione fino ad oggi, siete soddisfatti per come sta andando? Avete avuto anche magari qualche problema, qualche infortunio, visto che c'era un po' di giocatori? No, sta andando bene, qualche acciacchino che è dovuto al carico di lavoro, ma sono cose normali. È chiaro che siamo stati sfortunati con lo scontro che ha avuto Gualandris e Verzelletti all'inizio del ritiro, Pilati che si è fatto male un po' la caviglia, però tutto il resto è nella normalità per la fase di ritiro, insomma. Se ti chiedessi Balestrero, che potrebbe essere comunque il capitano della squadra, tu lo vedi più in difesa o più a centrocampo? Per me è talmente bravo, è un giocatore importante in Serie C, che potrebbe fare tranquillamente tutte e due le cose. Ok. Avevo giocato anche in porta una volta. Allora, lo faremo giocare anche lì. Contro il Piacenza. L'ultima domanda che ti faccio, fra una settimana c'è il Padova, una partita che potrebbe essere più complicata rispetto a questa con il Carpi. Sì, è sicuramente più complicata. Il Padova è una squadra forte, è una squadra
allestita per vincere il campionato, noi andremo là per fare la nostra partita, ma quello che è più importante in questo momento della partita è mettere minuti e tempo nelle gambe dei nostri giocatori, quindi è quello l'importante. Poi è chiaro che se uno vince è più contento, però noi adesso siamo focalizzati al fatto che i ragazzi il 23 agosto devono essere pronti per la prima partita del campionato. Okay.